Toninelli, un po' di tempo in più che i pochi secondi. Intanto se ci commenta le parole di Grasso, con i 5 Stelle nulla in comune, le trova in sovraimpressione là nello schermo, per quanto mi riguarda dice alleanza impossibile. Ma a me non è mai piaciuto parlare di alleanze. Vorrei chiedere a Grasso con chi vuole allearsi con lo stesso Partito Democratico da cui sono usciti, che ha fatto leggi completamente diverse dai principi di sinistra. Però, sinceramente, io critico, non critico, diciamo, concettualmente le alleanze che è vecchia politica. A Grasso direi, ma non si vergogna di aver fatto una proposta sull'abolizione delle tasse universitarie, che significa non far pagare ai ricchi che dovrebbero contribuire al diritto costituzionalmente garantito allo studio di tutti, come ha fatto il suo Partito Democratico abolendo l'IMU a chi è proprietario di una prima casa quando è una reggia o un castello. Ma stiamo scherzando? La nostra Costituzione parla di proporzionalità dell'imposizione fiscale. Più guadagni, più ricco sei, più devi compartecipare allo Stato sociale. Noi abbiamo proposte differenti. Grazie a un nostro emendamento nella legge di stabilità del 2016 è stato creato il divieto, il non pagare le tasse per le famiglie con redditi ISEE fino a 13.000 euro. Sa che da allora sono aumentati parecchio gli iscritti all'università? Nel nostro programma c'è di raddoppiare questa cosiddetta no tax area fino a 26.000 euro. Questo sì che garantirebbe il diritto allo studio, Visto che ha perché richiamato l'Italia. la progressività, significa che non vi piace nemmeno la flat tax, che vuol dire tassa piatta che Ma tutti la flat conoscono. tax è incostituzionale, Vicaretti. Se la nostra Costituzione ci dice che deve essere proporzionale il pagamento delle tasse, significa che non puoi far pagare a uno che guadagna 1 miliardo di euro il 15% e uno che guadagna 1.000 euro il 15%. Ma stiamo Perché quando è scherzando? andato in America non era così contrario Luigi Di No, Maio ma allora rispetto ad Luigi, alcune secondo proposte. me non è così. Allora, Luigi sta parlando di investimenti produttivi ad alto moltiplicatore che vengono coperti con una spending review e noi abbiamo il coraggio di dire che possiamo anche partire da un lavoro fatto da altri. Quello che ha fatto Cottarelli è certamente un buon lavoro, che ha replicato il lavoro di altri commissari alla spending review, tutti chiusi nei cassetti perché andavano a toccare bacini elettorali e luoghi di potere. Ad esempio, le circa 10.000 società partecipate, cui i vecchi partiti non potevano mettere mano perché andavano a toccare luoghi di potere e di poltrone e di soldi di ex politici o di membri collegati ai vecchi partiti che magari finanziavano o davano pacchetti di voti sul territorio. Partiamo da lì. E poi facciamo un po' di deficit, Vicaretti. L'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Germania quando ha fatto le riforme, l'ha fatto anche la Spagna rimanendo all'interno del 3% e facciamo investimenti produttivi. Solo così si può abbassare il debito, perché rimanendo nei parametri di Maastricht del 3% fino al pareggio di bilancio, il debito pubblico è Quindi aumentato con proposte fattibili. aumentiamo il Ha deficit ragione per anche lei quando diminuire. parla di Scusi, no, concretezza Toninelli, nelle allora per proposte. capire, facciamo politica in deficit fino al 2,9, cioè stando nei parametri di Maastricht, corretto, per diminuire il debito. Quindi dove li troviamo i soldi? Perché se Allora. facciamo deficit, come dire, dobbiamo avere un avanzo primario maggiore, una crescita Innanzitutto maggiore o il ci deficit che serve quella facciamo? giusta flessibilità che hanno ottenuto altri paesi in Europa che hanno tranquillamente sforato il 3%. Quello che interessa a me oggi è riattivare il circuito economico e lavorativo del paese. Solo così, perché noi diciamo che ad esempio la proposta sul reddito di cittadinanza è una manovra di natura economica, perché è una manovra di reinserimento del lavoro e di politica attiva di formazione che permetterebbe a chi il super ricco non si comprerà 1 milione di paia di scarpe, 1 milione di giacche. È necessario aiutare quel ceto medio che negli ultimi 10 anni ha perso molto. Negli ultimi 10 anni sono triplicate la percentuale di poveri. Ci sono gente, i dati ci dicono che una famiglia su tre fa fatica a fare un pasto proteico, cioè mangiare la carne, ogni 2 giorni e mangia solo la pasta asciutta perché se noi dobbiamo intervenire ridando dignità e prospettiva futura e tranquillità e serenità per il futuro a tutti. Questo si traduce in che cosa? In un reddito di cittadinanza in cui lei mi chiederà, giustamente, come al solito, le coperture. Siamo noiosi. No, non siete, ma fate il vostro mestiere come è giusto che sia. Ma lei sa che l'abbiamo presentato decine di volte in Parlamento in 5 anni, tutte le leggi di bilancio, e c'è sempre stato approvato dalla Ragioneria dello Stato con le coperture. Ok, No, quindi c'è. ce l'ho anche qua, se vuole, tagli la spesa pubblica amministrazione 2 miliardi e mezzo. Queste coperture qua sono state certificate, hanno ricevuto l'ok da parte della Ragioneria dello Stato e della Commissione di bilancio. Quindi la domanda non è dove trovate i soldi, è perché non c'è stata volontà politica. O meglio, perché la volontà politica ha fatto sì che in 20 minuti è stato fatto un decreto che ha salvato la Banca Etruria, ad esempio,
e che oggi sappiamo che un certo De Benedetti... Però non mettiamo tutti sì, va bene, non mettiamo tutti, sennò... però allora la volontà politica ha messo 4 miliardi, vabbè, come un'altra volontà anche... politica ha messo 20 miliardi per salvare il Monte dei Paschi di Siena. Perché la volontà politica non ha portato a mettere... Perché può 15... anche non piacere il reddito di cittadinanza. No, io so che questo, come dire, questo ragionamento io lo giro a Toninelli sapendo che voi non avete aderito a queste cose, nel senso che non avete mai avuto responsabilità di governo e oggi chi contesta il fiscal compact magari l'ha accettato, l'ha sottoscritto, l'ha votato, ha messo il pareggio di bilancio in Costituzione, eccetera. Vanno scardinate però quegli schemi, quelle maglie, dice Bekis, ma... Ma per forza non c'è alternativa, continuando con politiche rigide che significa tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli ai servizi pubblici, ma ci rendiamo conto che in pochi anni i comuni hanno ricevuto 17 miliardi in meno, i sindaci dei nostri comuni, dallo Stato centrale e poi ci vediamo ogni 50 metri una telecamera che prende la velocità ai pendolari, ai milioni di pendolari che tutti i giorni, cosa sono? Quelle sono tasse indirette perché i comuni sono stati strangolati non avendo più sovvenzioni da parte dello Stato. Io mi collego un attimo a quanto detto da Rossi. Se c'è uno 0, di aumento del PIL, questo non è certamente grazie ai governanti e alla politica, non è neanche grazie a Industria 4.0 che ha è 4 1, spiccioli. Però, Sì, 1, virgola. Siamo sempre ma i 20 cosa, siamo i 28esimi o i 27esimi a livello europeo, perché ci doppia. Ricordiamoci che noi siamo all'interno di una comunità europea con un cambio fisso che si chiama e a mercati variabili. I mercati variabili hanno fatto in modo che andasse avanti e guadagnassero i mercati forti, il mercato forte era principalmente la Germania. Quando noi diciamo oggi che le condizioni sono cambiate e quindi l'Italia può finalmente, se ha credibilità che non può avere Renzi, che dice ok alla costituzionalizzazione del fiscal compact, in Commissione Europea, al Parlamento Europeo, viene in Italia e dice facciamo politiche in deficit, spingendo via su giù dalla torre il fiscal compact. Cioè noi dobbiamo partire dalla credibilità di chi dice una cosa e fa il contrario. Io penso che noi questa credibilità ce l'abbiamo e grazie agli imprenditori c'è questa piccola crescita. Quando noi proponiamo leggidabolire.it, perché abbiamo incontrato le associazioni degli artigiani, dei commercianti, dei Confindustria e tutti ci hanno detto che sono strangolati da un costo che ammonta l'impegno che i nostri imprenditori hanno, il 97% del tessuto produttivo italiano è fatto da piccoli e medi imprenditori. Ecco, impegnano decine di giorni all'anno in adempimenti burocratici, perché c'è la presunzione che i nostri imprenditori siano disonesti ed evadano, e dico fino a prova contraria, fino a che l'imprenditore non prova di essere onesto è considerato disonesto. Posso sentire aspetta, mi lasci terminare. Noi detto no alle Olimpiadi proprio perché la presunzione che qualcuno avrebbe, vabbè, questo, si sarebbe approfittato, no, perché c'è di tutto. Adesso le rispondo anche sulle Olimpiadi, che è un altro discorso, l'abbiamo fatto per il bene dei cittadini romani, per il bene degli italiani, perché il debito che stiamo pagando per le Olimpiadi i mondiali di nuoto di non so quanti anni fa li stiamo pagando romani, ancora adesso, sta tranquillo, tutti dalla nostra parte romani. Detto questo, non è certamente tutti è un'affermazione, diciamo, però, una allora, parte importante, però ma al vi ricordate quando Monti nel 2012 disse no alle Olimpiadi? Tutti, sì, però ve lo voglio dire, bravissimo, così almeno l'Italia non farà altri debiti e gli italiani non avranno più tasse. Diciamo, le diamo per superate le Olimpiadi, ragioniamo. Sì, ecco, diamole per superate. Senta, però mi dice una cosa, perché lei termine chiave è credibilità. Sì. Io sono in campagna elettorale, viene molto più sfumato come concetto, per essere chiaro. Passare al referendum sull'euro come estrema ratio voterei sì al non è il momento di uscire dall'euro in una ventina di giorni, secondo lei aumenta allora, la vostra credibilità? Io le rispondo semplicemente dicendo, è sempre stato, anche nel 2014, nella nostra campagna elettorale per l'Europa, l'ultimo dei 6 punti della nostra campagna. Significa che prima volevamo altre cose. Quella è l'extrema ratio. Il fatto che oggi quei mercati variabili con cambio fisso di 28 paesi europei sia cambiata, come ha detto Luigi Di Maio, significa che la Germania non può più vendere i propri prodotti, le proprie macchine al di fuori della Germania, rimanendo nell'Europa, perché ci sono troppi cittadini italiani, spagnoli, greci, poveri, che non hanno più i soldini per comprare la macchina tedesca. Di conseguenza la Germania deve rivedere e permettere all'Italia, ma sa che se noi investissimo 1 miliardo in dissesto idrogeologico, piove un giorno in certe zone e ci scappa il morto, o con l'efficientamento energetico degli edifici, prima pubblici le nostre scuole e poi privati, si produrrebbero 15.000 posti di lavoro. Con il TAV, il ponte sullo stretto, le grandi opere, non lo diciamo noi ma lo dicono le associazioni, ci sono 600 posti. Noi
lì vogliamo mettere i soldini. E quando crei lavoro e l'economia cresce, è il debito che cala, mentre oggi il debito con Renzi è aumentato, mi dici quante centinaia di miliardi in 4 anni o 3 anni di Renzi, non ricordo neanche più, è aumentato perché se tu strangoli l'economia non puoi far altro che fare, aumentare la crisi di consumi, perché io non condivido quando il dottor Rossi dice che non è d'accordo con il reddito di cittadinanza, perché la crisi italiana è una crisi di consumi, non degli imprenditori come Rossi che hanno tanto da dare, da vendere, da produrre, ma dei signori come Toninelli, come Vicaretti o come un altro signor Rossi o signor Verdi che non può comprare le scarpe che produce il signor Rossi perché non c'ha i soldi. Se noi mettiamo il reddito di cittadinanza che serve a formare professionalmente o a riqualificare professionalmente e a lavorare, perché col reddito di cittadinanza se non accetti il lavoro te ne vai e perdi questo, il reddito, questo è un aspetto la scarpa importante per... la vai a comprare se hai un po' di soldi, fa così. Toninelli, voi siete per abolirlo il Jobs Act? Il Jobs Act non ha fatto altro che creare in mani problemi e ha creato il precariato garantito. Quando ho letto di Berlusconi che voleva abolire il Jobs Act dopo aver fatto nel 2003 la legge Biagi che si creava forme contrattuali di chiamata di lavoro, signori miei, io umanamente, non come portavoce del Movimento 5 Stelle, ma da cittadino, ma guardo anche la gente a casa, ma dopo 20 anni di Berlusconi, dopo che è stato condannato per frode fiscale, dopo che ha fatto quello che ha fatto, ma come, dopo quattro governi di Berlusconi, come si può umanamente poter credere, a me fa ridere, io lo trovo quasi simpatico. Dovrebbe aggiornare le barzellette, ma lo trovo un nonno simpatico, ma non gli darei neanche sotto tortura. Ma è lui il vostro avversario, oggi non è lui, lo so, non è più Matteo Renzi. Ma io dico veramente ai cittadini, come uno che propone di abbassare le tasse, che è la causa delle tasse alte, principalmente sono i grandi evasori, lui dal 94 al 98 ha evaso, certificato dai giudici, dai magistrati, 368 milioni di euro di fondi neri in conti offshore, è stato grazie alla legge ex Sirielli della prescrizione facile, condannato solo per 7 milioni, uno che non è... Ma lei si rende conto che Berlusconi ha fatto un simbolo che ha scritto Berlusconi Presidente, e lo dico a casa, Berlusconi, se lo votate, non potrà né entrare in Parlamento, né essere Ministro, né essere Presidente del Consiglio, vi sta prendendo per i fondelli. È Presidente del suo partito, questa è la... No, ma signori miei, non l'accetto, questa non l'accetto. Non dico che sono d'accordo, quella è la giustificazione che danno. Perché se metti Berlusconi Presidente sulla scheda, quello è Presidente del Consiglio, lui è incandidabile, innominabile per Presidente del Consiglio. È incandidabile per il Parlamento, quindi vi sta prendendo in giro, se votate quel simbolo lui non potrà mai esserlo. Senta Toninelli, ma a proposito del Jobs Act, no? Lì c'era il pezzo, quello che ha fatto polemica soprattutto a sinistra, è stata l'abolizione dell'articolo 18, sì. Sappiamo che è uno dei temi storici, sì, di Forza Italia, poi è arrivata con un altro governo di colore politico diverso. Siete per la reintroduzione anche sotto i 15? No, assolutamente no. Sotto i 15 solo lasciamo che sia gestibile come prima. Sopra i 15 va bene, ma sotto i 15 lasciamo, perché si tratta di imprese familiari, si tratta di imprese di piccole dimensioni, lasciamo che siano liberi di poter gestire. Che era la proposta di MDP, che infatti voi non avete votato in commissione lavoro. Quella era perché... la follia allo Stato Pubblico. Ma secondo, Toninelli, due cose. La prima, Di Maio può essere il Macron italiano, sapeva che gliel'aveva chiesto, visto che l'avevo fatto la domanda a Rossi. La seconda, ha sentito la parola chiave del Presidente francese, è concertazione. Quella che aveva archiviato Matteo Renzi, che ha rispolverato Paolo Gentiloni, e che voi come considerate? Allora, innanzitutto non contano gli esempi o le similitudini tra le persone. Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle, vuole fare gli interessi degli italiani, non copiando nessuno. Fare gli interessi, quando diciamo di abolire le leggi, significa semplificare. Lei sa che per fare una stessa cosa un comune, un ente pubblico usa tanti modi differenti. Io vorrei che la signora Maria, quando iscrivesse il proprio figlio a scuola, potesse sapere che cosa fa chiaramente. O vorrei che l'avvocato, quando si rivolgesse al tribunale, sapesse che ovunque, ad esempio, la pratica processuale è informatizzata. Noi vogliamo fare interessi degli italiani. La semplificazione ci farebbe risparmiare, dicono, fino a 30 miliardi all'anno. Quindi non copiamo nessuno. Facciamo solo gli interessi degli italiani, e penso che ce la potremo fare se gli italiani si daranno la fiducia il 4 marzo, perché non avendo sacche di potere o di poltrone assegnate in tutti i vari enti pubblici statali, che sono tantissimi, possiamo tranquillamente anche andare contro i cosiddetti poteri forti. Le faccio un esempio molto semplice. Io ho studiato molto sulla pubblica amministrazione e alla fine di questo studio ho, diciamo, coniato, spero di poter utilizzare, il cosiddetto TripAdvisor della pubblica amministrazione. Oggi sa che cosa succede? Succede che la struttura, che può essere il comune, la scuola, il tribunale,
tribunale, la regione, della pubblica amministrazione, il dipartimento della pubblica amministrazione va male, assolve male al servizio, alla funzione pubblica. Il capo dipartimento, il dirigente apicale, che ne è responsabile, è sempre premiato ai massimi livelli e fa il massimo della carriera. Sai che cosa abbiamo fatto? Io che sono l'utente, che ti ripeto, posso essere una persona fisica, una persona giuridica, un'associazione, che chiedo servizio pubblico, partecipo indirettamente alla valutazione, non con un'opinione mi è stato simpatico o antipatico l'impiegato pubblico, ma tecnica, perché la carta dei servizi già ci dice come, quando, in che tempi un certo servizio deve essere dato al cittadino o all'associazione. E la concertazione? Scusino, perché quello è poi l'altro passaggio. Concertazione, che cosa intende per concertazione? La concertazione tra le parti sociali, concertazione, è ovvio, ma lei ha visto poi... Erano morti i sindacati, gli ricordo quello che diceva Beppe Grillo, che erano finiti, erano un problema. Il sindacato, io ripeto la frase di Luigi, il sindacato si deve autoriformare e la autoriformazione del sindacato deve partire dai privilegi, perché oggi i privilegi intesi come pensioni d'oro, i privilegi come maxi stipendi, ci sono nei partiti, vecchi partiti, e ci sono all'interno dei sindacati. E se tu assolvi una funzione tanto importante dal punto di vista sociale, qual è quella del dirigente sindacale, non puoi portarti a casa, andare in pensione a 50 anni. Sicuramente un punto, no, per stare ancora a quegli aspetti che poi, come dire, sono anche la conseguenza, le tensioni del centrodestra, della legge Rosato, che un pezzo prevede le coalizioni, un altro prevede una competizione proporzionale, voi siete soli, quindi siete tranquilli, non avete da dar conto a nessuno, invece all'interno della coalizione si fa anche la competizione tra simili. Un punto che li ha divisi è quello dei vaccini. Salvini ha detto via l'obbligatorietà prevista dalla legge Lorenzin, è d'accordo Danilo Toninelli, è d'accordo il movimento? Allora, innanzitutto io mi permetto di dire, avevamo ragione noi su Rosatello quando dicevamo che era una legge schifosa, alcuni ci rispondevano eh sì, perché vi danneggia, oggi si inizia a capire che è una legge schifosa, addirittura peggio non sa che nel porcello, non c'erano le coalizioni. Ma quantomeno c'era il programma unico e il capo politico unico. Qua ci sono le coalizioni con Berlusconi che dice, non lo so, sì all'euro, Salvini dice no all'euro. Cioè sono in contrasto sulle cose più importanti che dovrebbero invece unirle. Sui vaccini siamo assolutamente a favore della vaccinazione. Io ho due bambini e li ho vaccinati. E questo lo dice due. Anche Matteo Salvini, però dice siamo contro l'obbligatorietà, che è un'altra cosa. Allora, il fallimento dei vaccini, sa perché c'è stato? Perché la Lorenzin, che oggi dice ho fatto bene a fare un decreto con l'obbligatorietà, è la responsabile della diminuzione della percentuale di vaccinazioni, perché il Ministero della Salute è responsabile dell'accompagnamento delle famiglie che hanno bambini nella vaccinazione. Se calano significa che la tua politica sulla salute è stata sbagliata. Noi vogliamo fare delle cose migliori, cioè le raccomandazioni, l'accompagnamento, l'unione, l'informazione, la formazione dei cittadini italiani, che fa come negli altri paesi, tutti gli altri paesi europei, in cui le percentuali vaccinali sono molto più alte senza l'obbligatorietà. Ma con vaccini obbligatori o senza l'obbligatorietà? Alcuni vaccini devono essere obbligatori. Noi siamo contro l'estensione, l'aumento dell'obbligatorietà, ma siamo a favore della raccomandazione. Perché abbiamo visto che negli altri paesi la raccomandazione è quella che ha aumentato il numero di vaccinazioni. Ok.